pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, eccoci oggi a parlare di un artista italiano molto apprezzato e noto, di cui iniziamo con il dire che è uno dei tanti artisti che nelle scorse settimane si è fatto incantare da quella che ormai è stata ribattezzata come la cascata dei cantanti, ovvero la cascata delle marmore. Iniziamo dunque per una volta dal gossip, dall'attualità, perché Neck, questo è il suo nome d'arte, ha fatto letteralmente il pieno di like sui social postando una sua foto proprio con alle spalle la cascata delle marmore. Sarebbe insomma rimasto stregato da quei 165 metri di salti d'acqua durante una gita con amici bikers, lui appassionato di moto oltre che di musica. Dicevamo la cascata dei cantanti perché solo pochi giorni prima di Neck era stata invece Alessandra Amoroso a postare sempre da lì una foto suggestiva. Ma torniamo alla musica e alla nostra hit di oggi, che è In Te. Un brano che il cantante dedica ai figli e che è diventato una canzone un po' per tutti i genitori, dedicata proprio ai propri figli per indicare l'amore immenso che si prova per loro, gli intenti che ci si propone quando li si attende, mentre sono ancora nella pancia della madre. Fondamentalmente è una canzone però contro l'aborto, apertamente contro l'aborto, proprio per i riferimenti a quel buttarlo via di un figlio in attesa che indica la decisione dolorosa di interrompere una gravidanza. Per lui lavorerò, per lui la moto venderò, lo proteggerò, canta Neck, aggiungendo lui vive in te, ride in te o sta provandoci. È davvero una canzone intensissima nel suo significato, che ha avuto l'effetto di commuovere moltissimo la sua presentazione al Festival di Sanremo del 1993. È una canzone che arrivò terza nella sezione novità e che poi diede anche il titolo all'album omonimo. A scriverla, oltre alla collaborazione dello stesso Neck, Giuseppe Isgro e Antonello De Sanctis, mentre l'assolo della chitarra che campeggia è opera di Ricky Portera. Classe 1972 per Filippo Neviani, in arte proprio Neck, si tratta del secondo album dopo quello di esordio Amami, a cui era seguita la scrittura anche della canzone Figli di chi per Mietta, portata a quello stesso Festival di Sanremo di debutto per Neck. Diciamo che come esordio l'artista non aveva scelto affatto un tema facile, ma al contrario molto delicato e che in effetti divise. Parlando di aborto in modo chiaro e diretto, Neck finirà infatti al centro dell'attenzione e per questo qualcuno parlò di speculazione ai soli fini commerciali. In realtà l'attenzione alla vita da parte di Neck, che è dichiaratamente cattolico, è stata confermata più volte, così come il suo impegno nel sociale, soprattutto a favore dei bambini. Lui che oltre alla figlia Beatrice avuta dalla moglie ha un bellissimo rapporto anche con la figlia proprio della moglie avuta da una precedente relazione. L'album comunque arrivò a vendere 30.000 copie e da allora Neck non si è più fermato, vendendo oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.